E cosa c'è? Cosa c'è, cosa c'è? Ah, Felmerichino, allora. Ma non stai bene? Ho capito, senti Correntina. Vabbè, ti metto qui, va bene? Stai buono, ok? A posto? Vabbè. Ma Gianni! Teresa! Sei tu! Non ci posso credere! Il mio compagno delle medie! Ma quanti anni sono passati? Saranno 20 anni! E fai pure 30! E mo puntualizzando! E allora? Come va? Ma dai, alzati che ci abbracciamo! No, è che qualche anno fa purtroppo ho subito un incidente e non posso più camminare. Lana vive in merda. E tu? Tutto bene, ed io sono a Torino. Ah. Sto vivendo lì, sì, sono sposata. Si sente che l'accento, eh? Vero? Quanto ci sei? 2 cire. Ci sei 2 settimane e c'è l'accento. Ma è tacao! E tu sposato, fidanzato? No, mi stavo per sposare, no? Poi proprio il giorno del matrimonio è scappata la sposa? No, è morta. Si deve essere buttata. Comunque dai, alla fine sto bene. Ah, no? Sì, faccio un sacco di cose. Sì. Pensa che ho iniziato a scrivere libri. Dai, ma si può stare all'Aurora alle medie? No, niente. No, siete libri. Sai quanti libri ho scritto fino ad oggi? Quanti? 256. Quanti? 352. Ho fatto un sacco di viaggi. Sai quanti viaggi ho fatto oggi? Quanti? 263. Quanti? 454. Ma siete 263? No, 652. Ah. Quanto avevi capito? 273. No, 654. Ah. No, bellissimo, tutto. Bello. Però sì. La cosa che mi fa stare meglio, sai cos'è? Che cos'è? La religione. No, la religione no. La religione, cioè, in chiesa una volta all'anno ci vado, non è che. Però no, non è la religione, è una cosa più. Che mi dà proprio calma, capito? Ah, su yoga! No, e te pensi su yoga, su Pilates? No, ma non è né yoga né più, no, una cosa più. Guarda, se te lo dico rimane a bocca aperta. Prova! Cosa mi fa stare bene a me? Il mio uccello. Cosa c'è? No, niente. Tappo da capo. Cosa c'entra? No, così me lo dici. Non ci vediamo da 20 anni, ta! È il mio uccello. Come te lo devo dire? Se è il mio uccello mi fa stare bene quello. Ucci. Guarda, è il mio passatempo preferito. Ah no, un mini rontu. Ci gioco, ci parlo, lo accarezzo. Oh, ce l'ho fisso in mano, Per una cosa o per l'altra, ma poi a lui sa come piace accarezzarlo, contropelo. Gianni, sono una ciagaccia. E proprio quando la accarezza contropelo diventa tutto arruffato, no? Lo devi vedere. Lo vuoi vedere. Ma anche no, fallo vedere a tua sorella. No, mia sorella lo vede sempre. Cosa? È normale. Sono a casa, viene una sbirciatina, se la dà, capito? Te famiglia depravato. No, è bello perché poi ti ripeto, è quasi una terapia, capito? È vero. Ma beh, cicca, te cosa alleggia? No, non è brutto. Non è brutto. E poi tu cosa ne sai? Dite tutti così. Sono mio rubello. Tutti uguali, Ma comunque, se vuoi. Cioè, io adesso ti posso fare una domanda così. Tu ce l'hai un uccello? Io? No. Come no? Cioè. Non a casa c'è quello di mio marito. E tu ci giochi? No, è morto. Ma stai scherzando? E avete un uccello morto in casa? Dai, secondo me non è possibile, dai. Ma scusa, se è morto te ne accorgi subito. Da cosa? Per esempio dall'odore. È morto. Sembra strano, perché se uno, cioè, o è morto o non è, ma scusa, si muove? Si muove, ma non c'è suranti. Com'è? Quindi se si muove non è morto. Vabbè, non è morto, ma vabbè, c'è ma moribondo. Moribondo proprio, ma scusa, toglimi una curiosità, ma tu ci giochi? Ci gioco?
Cioè non lo accarezzi, no? No. Una... ogni tanto una... niente. No, Gianni, uccido. Non risponde. No, no, non lo so, mio marito da solo, cioè se a lui risponde, non... Il mio invece risponde subito. Ma gastia. Specialmente quando viene a trovarmi quella Giuseppina, te la ricordi? Tua cugina, quella con le tette grandi? Quella con le tette grandi. Oh, non fa in tempo a mettere il piede in casa, ta! Si mette dritto sulla tentiva lì. Proprio bello imponente poi. Gianni, a cabada. È il mio orgoglio. Ma sai che deve venire anche a fare uno studio proprio a casa mia? Stomaco mi sta venendo. Una famosa università. Del Michigan? No, un'altra. Una università più... L'Illinois? No. L'Ohio? Luna Matrona. Perché c'è l'università? Evidentemente. Deve venire proprio il rettore dell'università di Luna Matrona, perché a quanto pare... Oh, l'uccello più grande d'Europa. Te sa cazzare. 70 centimetri. Quanto? 80 centimetri. Ma riposo, sveglio, cioè... Ma riposo, come... in movimento, eh. 90 centimetri. Allunghiendi, volo. È bellissimo. Bellissimo, proprio... mi immagino. Bellissimo. Orgoglioso, mi rende orgoglioso. Oh, se vuoi te lo lascio. Ancora, Gianni, ti ho detto di no. Ma dove me lo metto? E te lo devo dire io dove te lo devi mettere. Te lo metti dove più ti piace. Non è che... Gianni, c'è quello di mio marito che anche se moribondo il suo posto lo vuole, mo, sembra brutto. Ma ti stai formalizzando per due uccelli. Cosa vuoi che siano due uccelli? Ma Gianni, non ci stanno! Non ci stanno, lo mettono uno da parte, uno dall'altra! Oh, Gianni! Ma poi, ascolta, un'altra cosa, tu lo dovresti vedere, ma perché qua... è uno spettacolo! Ancora? È colorato, tutto variopinto! È colorato? No, allora è malato! Gianni, è malario! Ogni tanto mi torna! È malario, Gianni! C'è del verde? Sì. E c'è un fungo. Ma com'è un fungo che è sanissimo? È un fungo, proprio... Gianni, mo ti cade? Ma che non è? Ti cade lo raccolgo, non è che... È facile a dirsi, lo raccolgo. Se vuoi te lo lascio, ma se lo vuoi. No, Gianni, ascolta, mi sta venendo anche caldo. Vado che c'è la messa. C'è la messa. C'è... Devo andare a messa, in chiesa devo andare. Ok. Adesso, a gustare. E quando torni a casa, mi raccomando, e baciami tuo babbo. No, mio padre purtroppo 3 anni fa... Oh, non c'è più. No. Vabbè, dai, allora dai un grosso bacio a tua mamma. No, mia mamma purtroppo 2 anni fa... mi dispiace. Già, vabbè, dai, tuo fratello, baciami tuo fratello. No, mio fratello purtroppo... Baciami l'uccello, Gianni! Se vuoi te lo faccio. Qua su, alzata! Vieni qui, Gabriele, chicca, dov'è chicca?